Ciao Crypto amico, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere Bitcoin, che cosa sta combinando, anche perché negli ultimi giorni siamo in una situazione un po' laterale, un po' flat, e siamo comunque in continuazione in paura estrema. Io sono sempre felice di vedere paura estrema perché a mio parere è un'ottima occasione per poter accumulare. Sempre prendendo una frase celebre, compra quando tutti sono spaventati, vendi quando tutti sono avidi. Ma quindi, Bitcoin in questo momento che cosa sta facendo? Siamo fermi sotto i 43.000 dollari e tanti si chiedono: inizierà il bear market? Andiamo a crollare? Cosa succede? Compro quando arriviamo a 30? Compro quando arriviamo a 20? Oppure si torna verso l'alto? Naturalmente non ho la sfera di cristallo, nessuno può sapere quello che succederà. Possiamo ovviamente fare un'analisi del passato. Infatti, in questo video, come ho trovato su Bitcoin Magazine, andiamo a vedere i vari scenari dei più importanti bear market che abbiamo visto con Bitcoin, facciamo un'analisi e cerchiamo di capire quali sono i migliori consigli e cosa potrà accadere a breve, perché non possiamo magari prevedere quello che succederà, ma possiamo prepararci al peggio. Io sono Michael e come al solito, prima di iniziare, ti chiedo un bel mi piace per aiutare a crescere il canale. Iscriviti se ancora non l'hai fatto. In questo momento, per quanto riguarda il mercato ribassista, c'è un po' di ansia perché anche l'analisi on-chain ha visto entrare sull'exchange spot una quantità di Bitcoin, e sappiamo che quando entra una quantità di Bitcoin sugli exchange le persone di solito vogliono scaricare. Però ci sono dei fattori interessanti che magari non dobbiamo tenere in considerazione, oppure possono farci una manipolazione di analisi on-chain. Chi doveva vendere, per quanto riguarda istituzionali o persone con grossi capitali, beh, ha già venduto. Sicuramente non si mette a vendere a prezzi miseri come questi. Queste balene stanno cercando di creare una strategia di panico per quelle persone che hanno resistito fino ad oggi non vendere, perché vedendo la quantità entrare sugli exchange, per chi fa magari analisi on chain, dice ok, un attimo, ora veramente si entra in mercato ribassista. E queste persone magari vanno a vendere, ma sono tutte strategie per manipolare. È un mercato molto manipolato. Partirei con il primo bear market importante, che è 2011-2012. Il prezzo di Bitcoin è sceso da 29 dollari l'8 giugno 2011 a 2,10 dollari il 18 novembre 2011, seguito poi da mesi di lateralizzazione. Una cosa che vedremo in tutti i bear market è che dopo il crollo vediamo un periodo di lateralizzazione. Il mercato ribassista più importante, più doloroso, è stato quando nessuno conosceva Bitcoin, più di 10 anni fa. Infatti, il prezzo di Bitcoin era intorno ai 30 dollari e poi è crollato a 2 dollari. Infatti, Bitcoin è stato scaricato del 93%, quasi totalmente. Ma comunque, acquistare Bitcoin sul massimo storico a 30 dollari sicuramente oggi sarebbe un affare e tutti vorrebbero averlo potuto fare. Quando Bitcoin nel 2013 ha superato il suo massimo storico, poi non è mai più tornato sotto quel livello. Andiamo a vedere il bear market 2014-2016. Bitcoin è crollato da 1135 dollari il 4 dicembre 2013 a 175 dollari il 14 gennaio 2015, seguito anche qui poi da mesi di lateralizzazione. A cavallo tra 2013 e 2014 sono successe un paio di cose interessanti che potrebbero aver scaturito maggiormente il bear market. Il mercato nero Silk Road è stato chiuso e ne ho già parlato nel video della storia di Bitcoin che ti lascio nelle schede. Oltre a questo c'è stato anche il crollo gigante di MTGOX, che all'epoca era l'exchange più importante ed è stato hackerato, ha subito una crisi importantissima, infatti ne ho parlato anche sempre nel video della storia di Bitcoin. Le persone che seguivano Bitcoin già dal 2011-2012 e oggi sicuramente hanno milioni se non di più in tasca, hanno imparato una lezione importantissima. Bitcoin torna con vendetta. Infatti nel periodo di mercato ribassista alcune delle tecnologie più importanti sono state sviluppate. Trezor One, il primo portafoglio hardware al mondo, è stato rilasciato nel 2014, mentre il white paper del Lightning Network è stato pubblicato nel 2016. E nel 2017, quando Bitcoin ha superato il massimo storico precedente, ovvero i 1000 dollari, non è mai più tornato sotto quel livello. Ogni volta che dico questa frase bisogna ricordarsela, perché Bitcoin, quando fa un qualcosa del genere, quando supera un suo massimo storico, poi non torna più sotto il massimo storico precedente. Anche se poi andiamo a vedere degli esempi importanti che abbiamo visto nel 2021. Quindi naturalmente rimani fino alla fine. Passiamo un attimo nel bear market 2018 e 2020, forse il bear market più popolare che c'è nel mondo cripto. Abbiamo visto un crollo dai 19.640 dollari del 16 dicembre 2017 a 3.185 dollari del 15 dicembre 2018. Questo mercato ribassista è stato anche un po' difficile da masticare, da mandare giù, perché poi c'è stato un bel rally che ha portato il prezzo a 12.000 dollari per poi troncarsi nuovamente con l'arrivo del Covid, riportando il prezzo in zona 4.000 dollari. Ma ancora una volta Bitcoin si è ripreso, è tornato con vendetta e potrebbe non tornare mai più sotto il suo massimo precedente di 20.000 dollari. Comunque ti ricordo che in descrizione trovi il link per Atani,
Money, dove puoi fare trading di Bitcoin e altre criptovalute, tutti i tuoi exchange in un'unica piattaforma. Quindi colleghi i vari exchange che utilizzi su Atani, una piattaforma, hai i grafici di TradingView Pro, hai notifiche e alert in tempo reale e puoi vedere anche tutti i tuoi portafogli sia separati sia uniti e hai anche un rendiconto fiscale per le tasse. Secondo la definizione tradizionale di mercato ribassista, quando il prezzo scende del 20% dal suo massimo recente, si parla di mercato ribassista. Questo lo possiamo definire anche dal pessimismo e dal sentiment negativo degli investitori. Alcuni analisti cercano anche di prevedere il prezzo di Bitcoin nel breve termine e nel lungo termine, trovando delle correlazioni tra i vari rialzi che ci sono stati in passato su Bitcoin e anche tra i vari cicli di halving. Però naturalmente, parlando di uno strumento talmente giovane che ha poco più di 10 anni, non possiamo fare delle analisi che sono veramente analisi. Non abbiamo dei dati storici concreti in cui possiamo andare a vedere in un orizzonte temporale di magari 100 anni. Secondo l'ipotesi di mercato efficiente, fatti prevedibili e ampiamente noti, come magari l'halving, non possono influenzare in maniera massiccia il prezzo di Bitcoin. Guardando il grafico di lungo termine su Bitcoin, ci dice qualcosa di più interessante rispetto a quello che ci può dire un halving. Invece di due cicli dimezzati, vediamo 6 massimi storici e vediamo che il prezzo sembra non scendere sotto il massimo storico precedente, una volta che viene rotto questo livello per la seconda volta. Se ciò dovesse valere in futuro, significa che non vedremmo mai più Bitcoin scendere sotto i $20,000. Quindi se dovessimo entrare adesso in un bear market, ci possiamo aspettare come minimo i $20,000. Non possiamo andare sotto quel livello, secondo questa teoria. Ciò significa che se Bitcoin dovesse superare i $69,000 per la seconda volta, poi non dovrebbe più toccare quel livello, non dovrebbe più scendere sotto i $69,000 in un mercato ribassista. La spiegazione di tutto ciò potrebbe essere però psicologica. Infatti di solito le persone che si approcciano per la prima volta a Bitcoin lo fanno dopo che viene considerato non più morto. Infatti adesso in questo momento sicuramente tante persone stanno dicendo no, Bitcoin è morto, crolla a zero e ciao ciao. Mentre una volta superato il massimo storico precedente, quindi superando i $69,000, non è più morto perché è tornato in vita, tanti nuovi investitori si approcciano per la prima volta a Bitcoin in quel momento. Questa viene anche chiamata FOMO, paura di rimanerne fuori perché oh mio Dio no, Bitcoin è tornato in vita, va sulla luna, e arrivano gli investitori tra virgolette polli che poi non conoscono il mercato e si fanno male. Questa osservazione però non è a prova di proiettile, perché guardando dei dati interessanti vediamo che non è sempre stato così. Infatti Bitcoin, dopo aver superato il suo massimo storico di $230, nel 2013 è sceso brevemente sotto quel livello e attualmente, 2022 che sto registrando, siamo sotto i $50,000, un livello che è stato superato per 2 volte nel 2021. Ovviamente non penso che nessuno possa prevedere con esattezza l'andamento dei mercati, non si può sapere se sale o se scende, nessuno ha la sfera di cristallo, anche perché questo mercato è costantemente aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e questo mercato è anche molto influenzato da eventi attuali, come per esempio la pandemia Covid. A volte infatti è meglio prepararsi a ciò che può succedere rispetto a prevedere quello che può succedere. Vediamo quali sono alcuni punti principali per rimanere cauti e evitare di fare cavolate. È meglio evitare di fare troppo trading se non siamo nemmeno capaci. Molti naturalmente si vogliono improvvisare campioni del mondo, comprare in basso e vendere in alto, e tantissimi finiscono per fare il contrario, quindi comprare alto e vendere in basso. Infatti subentrano le emozioni che ci fanno causare questi eventi. Secondo un recente articolo di Business Insider, il 70%/97% dei trader perde soldi. Solo i trader esperti che hanno imparato molte lezioni e i vari exchange riescono a fare profitto, e sono veramente una fetta minuscola. Un altro consiglio per i principi da poter evitare il più possibile è magari di usare la leva, perché ci sono due tipi di trader che usano la leva: quelli che hanno preso già una liquidazione, quindi hanno imparato comunque una lezione e si sono fatti male, e quelli che credono di aver tutto sotto controllo per poi veramente farsi male e finire liquidati. Altro consiglio è non lasciare le tue cripto sugli exchange. Come si dice sempre, not your keys, not your crypto. Non hai le tue chiavi private, non hai il controllo sui tuoi bitcoin e sulle tue criptovalute. Molti exchange, soprattutto in periodo di ribasso, subiscono scossoni, attacchi hacker, e quindi è molto più facile venir detratti delle proprie criptovalute. Altra cosa da evitare magari in un mercato ribassista è cercare quelle cripto promettenti, quelle altcoin che sicuramente sono delle gemme, anche perché vai a vedere il passato, anche la classifica dei progetti più solidi. Se vai a vedere la classifica delle top 20 e le guardi magari anno dopo anno, fino ad oggi pochissime sono rimaste in classifica. Quindi se vuoi concentrarti su un progetto dei migliori, naturalmente puoi andare
su Bitcoin. La cosa più importante da fare è concentrarsi e capire che cos'è Bitcoin, per poi andare a pensare dopo ad altri progetti, partendo sempre magari da quelli più capitalizzati in ordine di studio. Altra cosa che puoi fare, naturalmente, è studiare. Ecco tre libri che ti aiuteranno a superare una crisi, un crollo di breve termine e ti aiuteranno a prendere decisioni migliori per il tuo futuro. The Bullish Case for Bitcoin, The Bitcoin Standard, Gradually Then Suddenly. Ti lascio ovviamente i link in descrizione. E non ossessionarti per gli OTH, i massimi storici, piuttosto concentrati e vai a vedere i minimi storici annuali. Di solito tutte le persone stanno a guardare, oddio, nel 2020 abbiamo avuto questo massimo, nel 2021 quest'altro massimo. Vai a vedere quali sono i minimi storici, anno dopo anno. E nel 2021 il minimo è stato intorno ai $28,000. Una cosa su cui bisogna concentrarsi anche per adottare di più la visione di Bitcoin è concentrarsi sui satoshi. Ogni Bitcoin è divisibile in satoshi, infatti non è che devi pensare, oddio, devo comprare un Bitcoin intero, si può comprare una porzione di Bitcoin, quindi stai comprando X satoshi. Quando lasci andare la mentalità collegata al fiat, quindi alle valute tradizionali, inizi a pensare meglio all'ottica di satoshi, quindi devo accumulare più satoshi. E quando ci sono i mercati ribassisti, capirai in automatico che è un momento fantastico per accumulare più satoshi, perché il prezzo è veramente più basso. Bene, per oggi è tutto, io sono Michael, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, se ti aspetti di andare verso il basso, quindi mercato ribassista, o ti aspetti di ripartire verso la luna. Io comunque per il lungo termine rimango sempre bullish su Bitcoin e mi aspetto di superare anche i $100,000, perché veramente non vedo l'ora di vedere queste cose, sto continuando ad accumulare, sono sereno e non mi interessa se adesso crolliamo, perché posso accumulare e sono felice di questo. In descrizione ti lascio il link per ricevere fino a $250 bonus in Bitcoin con BlockFi. Ti chiedo un bel mi piace per aiutare a crescere il canale, iscriviti se ancora non l'hai fatto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!